GF VIP 7, Ginevra Lamborghini ancora fidanzata? Le sue parole. La situazione sentimentale di Ginevra Lamborghini sembra ancora avvolta in un'aura di mistero. Eppure, la sorella di Elettra, squalificata dal Grande Fratello VIP 7 dopo le gravi esternazioni ai danni di Marco Bellavia, è rientrata nella casa nel corso della puntata andata in onda ieri sera, per approfondire la conoscenza con Antonino Spinalbese. O almeno questo sarebbe l'intento del conduttore Alfonso Signorini. La bolognese ha invece motivato la sua breve permanenza da special guest asserendo di voler portare un po' di leggerezza nel periodo a ridosso delle festività natalizie. Ginevra, entrata al GF VIP da fidanzata, non ha mai voluto rendere nota l'identità del suo presunto compagno, riferendosi a lui con il vezzeggiativo Scucunu. Una volta rimbalzato su tutti i social network i tabloid il suo vero nome, Edoardo Casella, la Lamborghini ha diverse volte affrontato il terzo grado di pubblico e conduttore. Circa due settimane dopo l'inizio del reality, quando Ginevra già sedeva in studio in quanto espulsa, ha confermato al direttore di Chi che la storia con il ragazzo stesse attraversando un periodo di crisi. Sì, la crisi c'è ed è cominciata dopo la mia uscita dal Grande Fratello VIP. Io non voglio entrare in merito al contenuto. È sicuramente una cosa che è emersa serenamente e stiamo cercando di gestire per il bene di entrambi e abbiamo un ottimo rapporto. Sono in un periodo di cambiamenti ma non entrerò nel dettaglio perché sono cose private. Dopo alcune settimane di silenzio circa la questione, il rientro della cantante nella casa ha riportato alla luce il mistero sulla sua situazione sentimentale. Incalzata da Oriana Marzoli, che le ha chiesto se fosse ancora fidanzata, Ginevra ha risposto, te lo dico dopo. Con la curiosa Antonella Fiordelisi è stata invece meno pacata, che pale ste domande. Perché volete sapere ste cose? Non sono fatti vostri. In suo soccorso, Antonino, che ha ricordato, lei non dà notizie dall'esterno. Tuttavia, gli utenti dei social network, così come l'opinionista Deianira Marzano, hanno sempre sostenuto che la Lamborghini fosse ancora fidanzata. E queste risposte ne sarebbero la prova.